Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, faccio questo video in onore a Michel Platini. Michel Platini, da quando ero bambino, è stato sempre il mio idolo. Allora, se voi mi dite come mai io tifo per la Juventus, è grazie a Michel Platini, che quando ero piccolino, praticamente era Le Roi, il re d'Europa, il giocatore più forte d'Europa e del mondo. Perché non ha vinto solamente l'Europeo con la Francia, ma è stato protagonista per tanti anni nella Juventus. Ci ha fatto vincere, anche se, fra virgolette, quella coppa maledetta dell'Heysel a Bruxelles. Però è stato protagonista della vittoria della prima Coppa dei Campioni della storia della Juventus nel 1985, seppure in quella maledetta finale. Però ci ha fatto vincere la Coppa dei Campioni per la prima volta, ci ha fatto vincere anche la Coppa delle Coppe, la Supercoppa Europea, l'Intercontinentale, insomma, Michel Platini ha portato la Juventus nell'Olimpo del calcio mondiale, quando prima del 1984-85, la Juventus era una società forte solamente in Italia, aveva vinto solamente come trofeo europeo una Coppa UEFA. Ma poi tre volte capocannoniere del campionato italiano, tre volte pallone d'oro, Michel Platini non si discute e non si discute neanche a livello umano. Quindi faccio questo video perché ieri ho visto anche guardando i social, guardando commenti di Andy Juventini, che al solito la merda che gli hanno buttato addosso a Michel è qualcosa di vergognoso. Allora ragazzi, vi volevo dire che Michel Platini è stato rilasciato. Proprio perché non c'erano accuse a suo carico. E ricordatevi una cosa, che quando una persona viene accusata, essendo la maggior parte dei paesi europei, paesi democratici, esistono i processi e esistono anche delle cose che si chiamano prove. Pertanto, se non ci sono prove e soprattutto, quindi se non ci sono prove effettive, nessuno può essere accusato senza regolare processo, perché non siamo in dittatura. Quindi, ragazzi, quando vedete una notizia, tipo arrestato Pingo Pallino, arrestato Tizio e Caio, senza che ci sono state delle prove, senza che c'è stato un effettivo processo, prima di parlare a Matula, lavatevi la bocca, perché funziona così. Se fossimo stati in dittatura, magari voi avreste potuto dire subito che una persona può essere arrestata, eccetera. Ma prima esiste un regolare processo e poi ci sono delle prove. E pertanto Michel Platini è stato rilasciato ieri nella notte, ho pubblicato il video sulla mia pagina Carlos Dinei Juventus. Non permetta a nessuno di parlare male di Michel Platini, perché è giusto che le indagini vengano fatte, ma già il fatto stesso che è stato rilasciato ieri sera mi fa capire che comunque è innocente, altrimenti la polizia francese non l'avrebbe rilasciato. Non l'avrebbe rilasciato. E poi voglio dire che è stato ieri solamente è stato messo in stato di fermo per in termine tecnico, disposizione cautelare, cioè non è stato arrestato, quindi informatevi bene, cioè è stato messo in stato di fermo e per tante ore ha subito un interrogatorio per vedere quando hanno constatato, la polizia francese ha constatato che era innocente, è stato rilasciato. Quindi se ci fossero stati gli elementi, Michel Platini sarebbe stato arrestato e non sarebbe stato assolto. Quindi ragazzi, prima di buttare merda addosso un campione e buttargli e rovinargli la reputazione, che ieri ho visto nei social, Platini ladro, Platini pensateci due volte e lavatevi la bocca, perché io non voglio parlare male degli altri calciatori, ma da un punto di vista umano Platini era un signore, non mi fate fare altri nomi perché io sono anche un signore, non è giusto così, ma ci sono stati, vi garantisco, dei campioni o dei fuoriclasse nel passato, non facciamo nomi, che a livello umano facevano più schifo della merda, ma comunque io non faccio nomi, voi lo sapete chi sono questi campioni, è inutile che li faccio uno a uno, è inutile che faccio nomi perché non è giusto così, quindi guardatevi i vostri campioni che sono degli esempi da non seguire per i giovani, da non seguire perché sono l'emblema della perdizione e vi ho detto tutto, quindi giù le mani da Michel Platini, tutto si è risolto bene. E niente, ragazzi, ci vediamo in questi giorni, visto che ora ci sarà il video di Sarri, l'abbiamo fatto con i miei amici, insomma, Sarri sicuramente porterà un bel gioco alla Juventus. Adesso faremo video per quanto riguarda il mercato. Vediamo la conferenza stampa domani di Sarri e poi vediamo il mercato come si evolverà.
vediamo chi vorrà Sarri, che modulo farà, perché tutti dicono 4-3-3, ma ancora domani, dopo la conferenza, lo scopriremo. Quindi arrivederci al prossimo video, che sarà sicuramente un video di mercato, a meno che non dovesse succedere un caso clamoroso come questo. Ciao a tutti e sempre forza Juve!